Ciao a tutti ragazzi, come state? Sono Jack e oggi, essendo domenica, volevo portarvi all'interno di un mio Sunday Reset. Ogni domenica io prendo la giornata per mettere a posto, sistemare, pulire casa al meglio, buttare la spazzatura e tutte queste cose qua, perché preferisco essere più libero durante tutta la settimana e quindi fare queste cose la domenica, che è il giorno un po' più tranquillo della settimana che ho, diciamo. E quindi sì, oggi volevo portarvi all'interno di questo video anche perché ho veramente tante cose da sistemare. Ho i fiori che ho regalato alla mia ragazza che praticamente sono morti perché le ho regalato i tulipani durano veramente poco. Ho la cucina da mettere in ordine, ho la scrivania da mettere in ordine, ho il salone da mettere in ordine, ho camera mia da mettere in ordine e tutte queste cose qui. Quindi sì ragazzi, io non voglio perdere altro tempo anche perché ho veramente tanta roba da fare. Ci vediamo al video. Mi controlli, sta controllando che i lavori procedano bene. Tanto manca ancora un sacco di roba da fare. Manca ancora tanta roba. Sei pronto? Eh? Oh. Ragazzi, perfetto, abbiamo finito. Casa tutta in ordine, tutto sistemato finalmente. Come vedete lì è tutto in ordine, il tavolo è tutto in ordine. Appena, vabbè, ho messo a posto anche in camera, in bagno, eccetera. Ho pulito il salone, ho passato l'aspirapolvere, ho pulito a terra. Sono veramente, veramente tanto, tanto contento perché finalmente è tutto sistemato. Tra l'altro qua c'è troppa poca luce, quindi ci mettiamo da questa che c'è meglio luce. Ragazzi, ogni volta io spesso parlo con un po' di gente e tanti mi dicono: ma perché non ti prendi una delle pulizie? Perché non, esempio, o anche non cucini te o cioè non ti prendi tu la roba da mangiare, eccetera. Perché, ragazzi, voi dovete capire che ci sono certe cose che io voglio fare perché mi piace farle. Ci sono certe cose che mi fanno stare bene. Esempio, mettere a posto casa a me piace tanto, sistemare piace tanto, pulire piace tanto, ma non per il pulire in sé, ma il fatto di fare un qualcosa diverso dal ok, sto seduto tutto il giorno a lavorare al PC, a fare chiamate tutto il giorno. Qualsiasi cosa che non mi richiede di essere seduto e fare una cosa e basta,
Mi piace di più perché giustamente durante tutta la giornata, tutta la settimana non faccio niente se non stare seduto. Sì, vado in palestra e tutto quanto, ma io quello che dico sempre è: se tu lavori online e vai in palestra, non pensare che hai, oddio, una vita super attiva. Cioè, comunque tu letteralmente fai seduto, palestra, seduto, palestra. Cioè, non è che dici tu cammini spesso oppure vai a fare sport chissà quante volte a settimana, eccetera. E quindi ecco perché a me mettere a posto effettivamente piace come cosa, anche perché è una cosa che effettivamente a me proprio fa stare bene, nel senso di quando sistemo tutto, adesso che la casa è tutta pulita, è tutta profumata e tutto quanto, a me piace tanto. C'è zero disordine, tutto in ordine, adesso mi posso mettere, fare il resto delle cose, ma almeno la mente è molto più pulita, la mente è molto più chiara e la mente è molto più leggera per fare tutto il resto. Perché vi posso garantire, tante volte, se avete, vi do questo compito, se avete problemi ultimamente a livello di non riesco a pensare bene in modo chiaro, non riesco a ragionare sulle cose che devo fare, non riesco a pensare al prossimo passo da fare e cose varie, provate a mettere a posto la vostra stanza, provate a mettere a posto, non dico casa, ma provate a mettere a posto la vostra stanza o la stanza nella quale lavorate e vi posso garantire al 100% che cambiate approccio, perché la mente si focalizza su altro e dice cavolo, è tutto così in ordine, non avete cose a cui aggrapparvi di cose brutte, capito? Quello è un piccolo consiglio che vi do. Comunque per oggi ragazzi, avevo in mente di andare a farci una bella passeggiata al lago, così vi facevo vedere un po' anche com'è qua il lago di Bucarest, vi facevo vedere qua com'era andare in giro, fare un po' di cose. Quindi niente, adesso niente, sto un po' a casa, finisco di fare un paio di cose di lavoro, mangio. E ci becchiamo direttamente quando usciamo per andare al lago. Let's go. Allora, raga, se vi chiedete perché l'audio è così brutto, è perché sto letteralmente registrando con questo telefono. Questo è letteralmente il telefono che uso per registrare, il mio iPhone 11 Pro, vecchissimo, l'ho preso 4 anni fa sto telefono, quindi non vi lamentate perché fa letteralmente schifo, è letteralmente di 4 anni. Però niente, ragazzi, noi ci siamo, adesso andiamo al lago così vi faccio vedere. Oggi purtroppo c'è pure brutto tempo. Infatti cioè, stranuvoloso, non c'è nessuno in giro ed è strano perché solitamente tipo la domenica. Mi imparare a registrare così, ragazzi. Perché solitamente la domenica ci vedo un po' di gente in giro, soprattutto per andare verso il lago, perché è la zona dove praticamente c'è chiunque. Infatti, questa è una cosa che mi piace veramente tanto di Bucarest, ma penso sia così ovviamente in tutta Romania. Però la cosa che mi piace tanto di Bucarest è che quando praticamente c'è tipo il fine settimana o c'è una festa così, i parchi e queste cose qua sono strapieni, c'è veramente un sacco di gente. A me, per quanto non piaccia l'idea di troppa gente, perché non mi piace tanto posti dove c'è troppa gente, devo ammettere che però mi piace veramente tanto il fatto che vai in un parco e non vedi gente che sta al telefono o non vedi semplicemente quattro persone, ma vedi veramente i parchi pieni. Poi inoltre il parco qua del lago di Bucarest è veramente grande, veramente gigante, e quindi è bello perché ovunque vai vedi gente che si diverte, quindi spacca come cosa. Comunque ragazzi, per chi si stesse chiedendo, cioè, quello che ho detto all'inizio, a me piace fare queste cose la domenica perché è il giorno dove sono un po' più libero. Ma non perché non lavoro, ma semplicemente perché la domenica è il giorno dove io lavoro di meno. Nel senso che la domenica magari io c'ho qualche roba a livello di. C'ho qualche roba magari a livello di call che devo fare, di cose che devo organizzare, della settimana. Però non sto mai effettivamente a fare le robe tipo a fare i setup che magari facciamo per i clienti. Oppure magari a fare direttamente proprio le chiamate di onboarding con i clienti. Quindi quelle sono cose che facciamo durante la settimana. Fine settimana lavoro meno, la domenica specialmente, più che altro perché la domenica mi concentro a focalizzarmi su tutta la settimana e a quello che devo fare. Quindi ecco perché non è che dico vedo l'ora che arrivi domenica perché così pulisco, però non vedo l'ora che arrivi domenica perché così posso finalmente rimettere tutto quello che ho fatto la settimana, riesco a trovare un punto da cui cominciare per scrivere e per buttare fuori tutto quello che ho accumulato durante la settimana, così inizio lunedì praticamente nuovo, da zero. Per quello io lo chiamo Sunday Reset. Ed ecco perché io lo faccio ogni domenica. Comunque ragazzi, sto facendo questa strada che è stranissima, vi giuro, cioè penso di essere finito da qualche parte di strano e spero di no. Spero di no, ma vi posso garantire che è veramente una brutta strada, raga. È veramente una brutta strada. Ve la farei vedere, però non, nel senso, c'è un po' di gente, voglio evitare. Però sì, è tutto abbandonato, neanche sapevo esistesse, raga. Sono qua, sono stato parecchie volte qua, ma non l'ho mai vista sta parte. Però sì, è tutto così strano, vedete? Vediamo dove finiremo.
Ragazzi, ho brutalmente sbagliato strada ed ecco dove devo attraversare adesso. Spero questo non sia uno di quei video dove poi finisce male. Infatti fatemi guardare 15 volte prima di attraversare e fare cazzate. Però no, non sto passando niente. Bene, 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 ok, tutto a posto. Look, you told me never let this get a hold of me. You hate to see me hurt, you wanna hurt someone for me. Way too down to earth, don't do no dirt for me, please. I don't need nobody else taking a deal or a plea. God knowing what I'm doing, he gon' deal with me. Niggas ain't cut like that, but you'll kill for me. And I don't care if we don't speak for like a million weeks. You right there when I need you, but I know these ain't your kind of people. I finally bought a home to raise my family. I'm done with all the holes and the anatomies. I tried to call your phone again, you said it wasn't on it. By the time you got my letter, I was long gone. Back on the road, gone with the wind blows. Packing the shows, hoes and the nymphos. Platinum and gold. Bene ragazzi, ho lavorato un po', sono le 8 meno 10. Adesso finisco, cioè inizio a preparare da mangiare. Mangio, poi mi sa letteralmente mi rilasso così quell'oretta che rimane. E poi per le 11 così parte l'automazione che mette le luci rosse in casa, così riesco ad andare poi a dormire meglio. Inizio a mettermi a letto e poi dormo, che da domani si riparte appunto, domani mattina si ritorna in palestra, non sarò da solo in palestra, c'è anche un altro amico mio con me, quindi la cosa bella dell'abitare vicino a qualcuno che conosce, avere la palestra vicina e allenarsi assieme, perché io ho visto l'anno scorso, mi sono allenato con Alex e ho praticamente fatto un 10 per... Non dico a livello di risultati, ma a livello di approccio nella palestra, cioè nel senso che mi alleno molto meglio a livello di intensità, ho capito meglio il fatto dell'alimentazione, ho capito meglio come ci si allena, ho capito meglio veramente tantissime cose. Quindi sì, niente ragazzi, io con questa splendida vista tutta scura, perché qua sono le 8 e sembra che sia letteralmente mezzanotte, fa un buio che non riesco neanche, cioè io se spengo le luci qua non si vede niente, però niente, preparo da mangiare e arriviamo. Bene ragazzi, cena finita, mi stavo rilassando un attimo, mi stavo guardando un video, adesso sistemo tutto quanto, metto in ordine le ultime cose perché ovviamente ho sporcato la cucina, sistemo tutto quanto e poi me ne vado a dormire perché sono veramente stanco, anche se è stata una domenica dove tra virgolette non ho fatto nulla, sono veramente tanto stanco, non vedo l'ora di dormire, riposarmi, domani svegliarmi, andare in palestra e iniziare la settimana col miglior piede possibile, anche perché ho veramente tante cose da fare e sono super contento. Quindi niente ragazzi, ancora una volta io ci tenevo a ringraziarvi. Vi ricordo che in descrizione potete trovare tutti i miei canali, quindi Instagram, il gruppo Discord, le mie risorse, tutte queste cose qui. Io vi saluto, buona serata.